Bilancio di previsione a Ragusa. La manovra finanziaria pari a 199 milioni di euro dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale. A calcio con i piccoli. Iniziano nuovi corsi per la scuola calcio Game Sport. Lotta all'evasione. Poco meno di 3 milioni e 300 mila euro di somme che il Comune di Ragusa dovrà incamerare da tributi non pagati. L'anagrafe immobiliare e tributaria consentirà all'ente un extra gettito non preventivato. Una manovra finanziaria relativa al bilancio di previsione pari a 199 milioni di euro, di cui 49 milioni gli introiti relativi all'IMU, alla TARI e alla TASI, 3 milioni e 400 mila euro il taglio preventivato dallo Stato, dal Fondo di Solidarietà Nazionale e 28 milioni e 300 mila euro i proventi relativi alle royalties. Tra i capitoli di spesa sono stati appostati in bilancio 1.600.000 euro per la manutenzione della rete stradale, un cospicuo finanziamento con le somme ritagliate dai proventi delle royalties, 50.000 euro in un capitolo ad hoc per la manutenzione straordinaria a Marina di Ragusa e 25.000 euro per la frazione rurale di San Giacomo, 200.000 euro per le attività produttive incluso il settore agricolo e zootecnico, 200.000 euro per il capitolo relativo agli spettacoli con una riduzione rispetto allo scorso anno di 20.000 euro. L'aggiunta al completo, assente solo il vice sindaco Massimo Iannucci, ha voluto illustrare in conferenza stampa i punti salienti del bilancio di previsione approvato dalla Giunta e che sarà discusso entro fine mese dal Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. Si tratta di un bilancio di 199 milioni di euro, questo diciamo, è quello che emerge dalla stima e dalla proposta che abbiamo trasmesso al Consiglio Comunale. Ci sono tanti elementi di novità, soprattutto legati alla nuova normativa e all'armonizzazione contabile. Tantissimi comuni sono in estrema difficoltà perché non riescono a chiudere i bilanci, perché la nuova contabilità ha cambiato, ha rivoluzionato il modo di prepararli, di proporli al Consiglio Comunale. Noi supereremo indenni questa difficoltà grazie a un lavoro che abbiamo avviato negli ultimi anni e che grazie diciamo, agli interventi dei mesi scorsi, degli anni scorsi su diverse criticità, su diversi aspetti complicati del nostro comune oggi ci consente di andare avanti senza le difficoltà che vedranno invece altri comuni. Quali sono le novità importanti? Le novità importanti sono 1.600.000 destinato alle manutenzioni stradali, il quadruplo di quello che era destinato fino ad oggi e che ha portato a queste manutenzioni che sono state viste in città. Ci sarà il completamento della pista ciclabile che diventerà definitiva, ci sarà una somma maggiore per lo sviluppo economico, oltre 200.000 euro per iniziative nell'ambito dello sviluppo economico, quindi agricoltura, zootecnia, artigianato e attività di questo tipo. Ci saranno risorse importanti che riguarderanno l'efficientamento energetico grazie alla rinegoziazione dei mutui che abbiamo avviato e discusso in Consiglio Comunale qualche mese fa e che ci porta un risparmio di 300.000 euro ogni anno che noi destiniamo a questo tipo di attività. Questo riusciamo a farlo nonostante 3 milioni e 4 in meno dal Fondo di Solidarietà Comunale. Lo Stato ci ha tagliato in maniera unilaterale 3 milioni e 4, nonostante i 4 milioni e 9 che dobbiamo mettere nel bilancio ogni anno come spesa per i mancati incassi degli anni scorsi. Il nostro è un comune che sovrastimava in maniera sistematica le entrate, non incassava le risorse che appostava nei bilanci, spendeva però le risorse che doveva spendere, questo creava delle crisi di liquidità, degli shock di liquidità. Oggi la nuova normativa non consente più questo e ci obbliga ad appostare 4 milioni e 9 di spese per un fondo crediti di dubbia esigibilità. Nonostante questo e nonostante un mutuo che dovremo accendere per oltre 8 milioni per espropriazioni in contrada serralinena degli anni 1994-96 e quindi altre spese, altre criticità che emergono dal passato, il nostro sarà un bilancio che confermerà i servizi dello scorso anno, che assicurerà addirittura degli interventi nuovi, come vi dicevo, e da questo punto di vista quindi il lavoro paga, il lavoro di questi due anni è un lavoro che ha portato i suoi frutti, oggi lo vediamo. Il sindaco Federico Piccitto si è incontrato presso la scuola media Quasimodo di via Ettore Fiera Mosca con il personale insegnante e gli alunni dell'istituto. La visita del primo cittadino rientra nell'ambito degli incontri programmati in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico.
ad accogliere nell'Aula Magna il rappresentante dell'amministrazione comunale, accompagnato dall'assessore Salvatore Corallo e dal tecnico comunale Giovanni Guardiano, è stato il dirigente scolastico Leonardo Licata. Ho accolto favorevolmente naturalmente l'invito del sindaco a voler dare il buon anno ai nostri alunni. Diciamo che ci rivedremo abbastanza spesso, visto che lei ha anticipato, c'è stato uno sforzo congiunto amministrazione comunale, istituzione scolastica, potendo anche giovare dei fondi strutturali europei per poter riqualificare uno spazio che per tanti anni era rimasto praticamente impraticabile. Quindi io spero che già da quest'anno la città di Ragusa possa usufruire naturalmente anche gli istituti scolastici e in primis il mio istituto possa giovare di questo spazio che è stato riqualificato. Abbiamo un vero e proprio teatro di circa 350 posti che permetterà a noi di allargare la nostra offerta formativa e sarà comunque un luogo di aggregazione di ricreativo per tutta la cittadinanza. Questo è l'intervento più evidente, anche quello più particolare all'interno della scuola insieme ad altri che abbiamo fatto esterno, le facciate, le aule all'aperto, anche la Quasimodo qui ha avuto un intervento importante in termini di rinnovamento anche delle strutture. Il teatro chiaramente è la cosa più importante e più particolare che abbiamo realizzato, perché era un auditorium completamente abbandonato da tantissimi anni. Se adesso lo vedete, insomma, abbiamo realizzato con nemmeno moltissimi soldi, perché l'importo complessivo è stato intorno a 200.000 euro, abbiamo realizzato un teatro per la città che costa 350 posti, assolutamente funzionale, con tutte le apparecchiature e tutto quello che riguarda tutti i crismi per poter essere un buon teatro, un palco molto grande. Quindi era un obiettivo che ci siamo prefissi, insomma, in quel percorso dei teatri nel quale non abbiamo certamente nemmeno dimenticato il Concordia, perché recupereremo anche quello, però abbiamo già rimesso in piedi la Falcone Borsellino, l'Ideal, adesso fra breve apriremo il Quasimodo, insomma è tutto pronto, mancano dei piccoli dettagli e poi ci sarà anche il Concordia che dovrà partire pure. Quindi in quell'ottica di dare una città degli spazi per la rappresentazione teatrale per i ragazzi, poi in più questo è in un contesto di una scuola, per cui la scuola utilizzerà questo spazio, i ragazzi avranno finalmente un auditorium dove poter fare anche le loro attività pomeridiane. Quindi un'iniziativa che abbiamo portato a termine e di cui siamo molto molto soddisfatti. Un inizio di stagione all'insegna del gusto per i nuovi corsi formativi di Jobbing Center a Ragusa, nella sede di Contrada Punta Razzi, presente il campione del mondo 2015 di pasticceria. Emanuele Forcone ha presentato il suo ultimo libro, già dal titolo Tutto un programma, cioccolato, animato. Sono molto contento di essere qui a Ragusa per la prima volta, sono onorato di essere stato invitato e oggi abbiamo fatto una bella giornata di condivisione sul tema del campionato del mondo e intorno al campionato del mondo abbiamo parlato nello specifico della torta al cioccolato, però abbiamo parlato un po' di tutto. È stato bello condividere quello che è stato il nostro percorso sia personale ma dedicato alla pasticceria italiana, insomma. Sì, in realtà i campionati del mondo sono il palcoscenico che aiutano a esportare sempre di più il Made in Italy, se poi si riesce a vincere ancora di più, e quindi è positivo e soprattutto dobbiamo puntare sempre di più a poter vincere quanti più campionati mondiali per poterci proiettare sempre di più nel mondo, insomma. Jobbing Center è una struttura dove si fanno i corsi professionali anche per pasticceri e lei oggi presenta il suo libro Cioccolato Animato, che in qualche modo è anche quasi una guida didattica vero e proprio per il pasticcere, con anche il riferimento alle festività, Pasqua, Natale e anche ad altre soluzioni. Che consigli si sente di dare a chi si avvicina al mondo della pasticceria, che è davvero il mondo dell'eccellenza? In realtà parliamo proprio di un centro di formazione e il consiglio più importante che si può dare è sicuramente quello di formarsi e quindi di frequentare scuole dove possono apprendere la professione. Il nostro è un mestiere molto complesso e soprattutto che si evolve molto velocemente, come del resto tutti i settori in generale, e quindi per rimanere al passo con i tempi bisogna sicuramente formarsi e cercare di appunto seguire la formazione nelle scuole, ma anche vedere un pochino quello che succede all'estero. Questo è molto importante, è qualcosa che io faccio spesso, andare a vedere cosa succede oltre confine.
Questa sera abbiamo l'onore di ospitare Emanuele Forcone e quindi abbiamo organizzato un aperitivo in cui mettiamo insieme le principali aziende di Ragusa che si occupano di pasticceria con gli allievi della nostra scuola, quelli che hanno frequentato i corsi l'anno scorso e quelli che si sono iscritti ai nuovi corsi e diciamo che questa è la sintesi della nostra missione, cioè da una parte la formazione con i corsi di pasticceria, di cucina, di bar e di caffetteria e dall'altra parte il contatto con le aziende che speriamo sia il futuro di tutti gli allievi. Ci si diverte giocando a calcio, con il supporto di tecnici e istruttori qualificati. Inizia nel modo migliore la nuova stagione agonistica per la scuola calcio Game Sport di Ragusa, ai campetti del Vitality, la prova in campo per tanti bimbi. Ormai questo è il nostro decimo anno di attività, siamo partiti all'inizio in pochissimi, devo dire, e siamo andati crescendo pian piano. Adesso siamo circa 15 istruttori e tra di noi ci sono molti istruttori ISEF, diplomati ISEF appunto, molti laureati in scienze motorie. E per noi l'attività dei piccoli è quella più importante. Pensiamo che nei piccoli bisogna mettere le persone migliori perché dobbiamo elevarci a livello dei più piccoli. Quest'anno abbiamo anche un esperto in psicomotricità funzionale, il nostro Claudio Scarso, che a breve discuterà la sua tesi nel master. Abbiamo il preparatore coordinativo per i piccoli e cerchiamo di crescere anche diciamo, da un punto di vista qualitativo nell'offerta degli istruttori. Siamo sempre al Vitality, abbiamo delle strutture che sono secondo noi adeguate per l'attività dei piccoli. Siamo anche nei campi comunali con l'attività agonistica, quest'anno abbiamo avuto questa bella novità diciamo, di essere l'unica società di Ragusa che partecipa ai campionati regionali con l'Under 17 e l'Under 15. Noi facciamo della qualità diciamo, il nostro cavallo vincente, qualità da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista appunto, come dicevo, degli istruttori, ma anche qualità per quanto riguarda gli ambienti. E questa è la nostra strategia vincente. Per noi i ragazzi non devono essere necessariamente dei campioni, ma dobbiamo formare dei ragazzi sia da un punto di vista appunto, formativo, educativo, che anche da un punto di vista sportivo. Allora, noi partiamo dai 4 anni, quindi abbiamo bambini dai 4 anni e a questa età nei piccoli ci sono più istruttori, mettiamo almeno due diplomati ISEF, due professori nei piccoli, dai 4 fino ai 16 anni. I corsi sono per età, quindi abbiamo il gruppo dei 4 anni, dei 5 anni e via dicendo. Quest'anno finalmente dopo 9 anni di attività siamo al decimo anno, festeggiamo questo anniversario con la partecipazione ai campionati regionali giovanissimi e allievi. È un onore partecipare a questi campionati anche perché oggi come oggi siamo l'unica realtà cittadina che partecipiamo a tutti e due i campionati, per cui questo insomma, ci dà anche un certo lustro e ci ripaga di questi anni intensi di attività che ci hanno portato a raggiungere questo importante traguardo. Uno staff di istruttori altamente qualificato? Quest'anno nel volantino abbiamo come slogan abbiamo scelto la differenza di essere a game. Sicuramente il nostro staff è il valore aggiunto oltre alla struttura, oltre all'ambiente che proponiamo alle famiglie che portano i bambini da noi. Il fatto di avere uno staff qualificato con laureati in scienze motorie, con istruttori ISEF, CONI, FIGC, chiaramente questo ci ha permesso di crescere in maniera esponenziale in questi anni e di dare oltre la quantità anche quella qualità che oggi come oggi indiscutibilmente i genitori e le famiglie cercano per i loro figli. Nonostante la presenza di tante società sportive a Ragusa?
Beh, questo forse in un certo verso è un vantaggio, perché la competizione fa bene, la competizione permette a ognuno di offrire il meglio di sé, per cui questa sana competizione fra le varie realtà che negli anni si sono costituite qui in città o che comunque c'erano già da parecchio tempo ha fatto sì che il mercato del calcio, che magari una volta era riservato solo a pochissimi eletti, oppure nella città di Ragusa il basket era predominante, ha fatto sì che invece negli ultimi 10 anni molti altri bambini si sono avvicinati a questa disciplina e noi ci siamo ritagliati uno spazio, devo dire uno spazio abbastanza considerevole nel panorama del calcio cittadino. Puntare in alto e chissà magari conquistare l'ennesimo salto di categoria. Obiettivi ambiziosi quelli del Pro Ragusa, matricola nel campionato di calcio di prima categoria. La nuova stagione con lo staff tecnico e dirigenziale è stata presentata in conferenza stampa alla Domus Aurea Resort di Ragusa. E da oggi inizia la stagione del 2015-2016, una nuova scommessa. Le ambizioni sono altissime. Oggi qui al Domus Aurea abbiamo voluto iniziare appunto con la presentazione, la conferenza stampa, nella quale presenteremo i nuovi soci e i nuovi atleti che quest'anno faranno parte della rosa. E dicevo che le ambizioni sono importanti. Ringrazio principalmente tutti gli atleti che hanno fatto la preparazione e che il mister sia Cervillera che Puntillo con spirito di abnegazione hanno dato vita a questo nuovo progetto per quest'anno. Assessore allo sport Massimo Iannucci, una grande giornata oggi di sport con la presentazione della nuova stagione agonistica del Pro Ragusa. Sì, questa sera si presenta il Pro Ragusa nella sua nuova compagine. Ricordiamo tutti l'anno scorso la promozione, abbiamo fatto una premiazione anche al Comune, siamo felici, contenti e orgogliosi di questa squadra. Tra l'altro tutti ragusani più o meno, quindi tutti giovani talenti che io penso, io l'ho detto anche sempre, che faranno bene in questo campionato, si sono anche rafforzati in porta, in difesa, al centrocampo, quindi io penso che faranno un adeguato campionato. E sicuramente sarà un buon campionato per questa squadra. Sarà un buon campionato, io me lo auguro, gli farò gli auguri in bocca al lupo da parte mia e dell'amministrazione a tutti questi ragazzi e giovani talenti ragusani. Beh, spero che quella che possa essere la mia esperienza da ormai posso dire da ex calciatore possa essere trasmessa a questi ragazzi e poter affrontare questa annata in tutto divertimento. Punti di forza è un gioco, spero di poter, ripeto, trasmettere quelle che sono le mie conoscenze a questi ragazzi e poi mano a mano di conseguenza si vede gli obiettivi che si possono raggiungere. Sì, quest'anno che la rosa è rinnovata e soprattutto abbiamo un allenatore di grande esperienza affiancato da un vice allenatore altrettanto bravo, quindi speriamo di fare un campionato innanzitutto tranquillo perché noi puntiamo sempre alla salvezza e poi, come è successo nella scorsa stagione, speriamo di toglierci qualche soddisfazione. Siamo giunti alla sesta edizione del torneo Interprofidi. Quanti sono gli iscritti e come è stato organizzato il torneo? Allora, gli iscritti attualmente sono già 55, 49, anzi 50 sono i maschi e 5 le femmine. Il torneo è un doppio torneo, in effetti un torneo maschile e un torneo femminile. Siamo giunti alla sesta edizione, quello femminile non siamo mai riusciti a organizzarlo per carenza di iscritte. Questa volta sembrerebbe la volta giusta, pare che ci riusciamo. Per noi è un risultato notevole. Ricordo che la struttura dove si gioca il torneo è una struttura dove c'è un solo campo e purtroppo 50 iscritti, farli giocare in un torneo del genere in un solo campo è molto complicato. Quest'anno non si era mai giunti a un numero così notevole, oltre al numero è da fare rilevare anche la qualità degli iscritti. Non a caso parlavamo poco innanzi con i miei colleghi di organizzazione del torneo che molto probabilmente avremo anche tra gli iscritti l'attuale
primo in classifica del circuito, perché questo torneo fa parte di un circuito regionale, è la 61esima prova, circuito che poi prevederà una fase finale. Il primo attuale primo in classifica molto probabilmente, anzi sicuramente, sarà il nostro ospite nel torneo, quindi anche oltre che dal punto di vista numerico, anche qualitativo, il torneo promette abbastanza bene. Il torneo è stato strutturato in tre tabelloni, di cui il primo di qualificazione e poi altri due fino al finale. E devo dire che anche quest'anno l'afflusso dei giocatori è notevole, siamo quasi a 55 ed oltre, e quindi sarà strutturato nelle due settimane previste per tutte le prove del circuito di quarta categoria siciliano. Grazie dell'opportunità che ci dà, che mi dà. Sì, in effetti siamo già giunti alla sesta edizione. Io parto dal presupposto che, come principio, che le cose hanno un valore quando sono fatte bene e hanno una continuità. Non voglio fare riferimento al Festival di Sanremo, però voglio dire, cioè nel senso che la continuità nelle azioni risulta un fatto oggettivo. Perché Interprofidi, che è una società che io presiedo, Consorzio Fidi, cerco, diciamo, di portare avanti l'idea del cosiddetto mecenatismo diffuso. Che cos'è il mecenatismo diffuso? È la possibilità che ognuno nel proprio piccolo faccia qualcosa per la comunità in cui vive, no? Cioè questo è un pallino che io ho da sempre, perché se ognuno di noi, dicevo poco fa, facesse un minimo per gli altri nella propria città, ovviamente, diciamo, la città decollerebbe. Ecco, il motivo per cui faccio questa cosa è un motivo ragionevolmente, tra virgolette, politico. Sì, c'è il discorso della pubblicità alla mia società, anche se il circuito in cui si trova non è di quelli che sostiene l'attività che faccio io. Però il messaggio è: misuriamoci nel concetto del mecenatismo diffuso, che rappresenta la qualità dei soggetti nei confronti del proprio territorio.